Ecco, siamo arrivati, chi l'avrebbe mai detto, alla seconda puntata. E la televisione in Italia ha dei grossi problemi e noi con questa trasmissione non so se li risolveremo. Forse no, sicuramente non saremo noi a dare il colpo di grazia alla TV. Allora, mi hanno raccomandato, io mi scordo sempre questa cosa, perché venendo dal teatro dicono ritmi televisivi, allora cercherò di essere più brioso, di avere appunto dei ritmi televisivi. Allora, come sapete già, questa trasmissione si chiama, il titolo è? Ecco, avete sentito con che entusiasmo, con che verve è stato detto il titolo. Io lo ridirei con ancora più verve. È difficilmente possibile, però voi ce la potete fare. Beh, insomma, vedi, se uno si applica poi ci riesce. E quindi è una trasmissione di intrattenimento, di confronto umano, non è una trasmissione di cucina. Quindi, stavamo dicendo, non è una trasmissione di cucina, ma è una trasmissione di intrattenimento. Oggi sono diventati tutti esperti enogastronomici e di quello che mangiamo e beviamo ne sappiamo meno che prima. C'è qualcosa che non torna. Oggi, vedi queste trasmissioni dove c'è adesso una per tutte, ma sono tante le conduttrici o i conduttori di questo tipo di trasmissioni, la Clerici fa queste trasmissioni interminabili di enogastronomiche dove chiama i migliori cuochi, le migliori cuoche e poi i libri di cucina li fa lei. Sarebbe come io mi iscrivessi all'università, il libro al professore glielo porto io. Cioè, allora è business, allora c'è qualcosa che non mi torna. Sapete chi sapeva realmente cucinare? Le nostre nonne, le nostre zie, loro sì, ancora più che la Clerici, però non avevano il contratto con la RAI. E poi lei ha imparato anche quei balletti, le tagliatelle di nonna Pina. E fa così. E invece noi qui ci occuperemo di altro, perché non possiamo competerla, la situazione è difficile, l'avete visto, stanno crollando una a una tutte le nostre certezze, stanno crollando tutte. Un esempio, la Fiat, vi ricordate la Fiat? Cerchiamo qualcuno un po' più attempato, tutti giovanissimi qua, perché oggi se agli italiani dici chi è attempato, lo dico ai bambini, ecco uno un po'... ecco. Allora, la Fiat, abbiamo dato, lo Stato ha finanziato la Fiat per anni, che se la finanzia lo Stato, in realtà la finanziano gli italiani, no? Ecco, quindi noi. Ma lo facevamo volentieri, perché poi si creava lavoro e si spostavano a lavorare in Fiat, in particolar modo appunto a Torino, da tutta Italia, lo facevamo volentieri per i nostri fratelli d'Italia. Poi è arrivato lui, Marchionne, e non era un remaggio, e ha iniziato a dire, ma la Fiat, gli italiani non la meritano, e poi ha iniziato a portarne delle sedie, di dislocare, a mettere filiali un po' in tutta Europa, poi è andato in America,
Come gli italiani non la meritano? Ma l'abbiamo finanziata noi. A quel punto lì, con tutti i soldi che abbiamo speso per finanziare la fiducia, la compravamo. E a quel punto lì Marchionne era un nostro dipendente e non rischiavano il posto di lavoro gli operai che c'erano, ma lui era tutta un'altra cosa. Ma come si fa a fare una roba così? Gli agnelli, abbiamo davvero finanziato generazioni di agnelli. Hanno portato e investito i soldi in tutta Europa, in tutto il mondo. Le nuove generazioni di agnelli li abbiamo allevati noi. A quel punto lì, l'apo, se lo prendevamo direttamente a casa, veniva meglio di così. Veniva... Qualsiasi famiglia italiana l'avrebbe arrivato meglio, sono sicuro. Ecco, vabbè, adesso non è mica solo la mia trasmissione, è una trasmissione aperta dove abbiamo molti ospiti interessanti. Cioè, posso dire, a volte sono quelli che scartano le altre trasmissioni, però noi li prendiamo volentieri perché siamo aperti, perché sappiamo che non è detto che il giudizio che viene dato sugli artisti, sulle persone, sia sempre poi così giusto. Noi li vogliamo scoprire e apprezzare o meno personalmente. Il primo ospite è... Il primo, pensavo che faceste un applauso, ma non lo fate. È Fernando Foroni, ecco. Ha visto? Eccomi. Non hanno voluto fare un applauso a scatola chiusa. Prima hanno voluto vedere chi era. Hanno visto che era Fernando Foroni. Era un loro diritto. Allora, quanto ha inciso Fernando Foroni sulla situazione nel nostro paese artistica? Io ho soprattutto inciso dei CD. Ecco. Inciso dei nastri. Ecco, che... Poi, da quello... Che questo è il materiale che ha portato? Esatto, proprio così. Però non l'avevamo neanche concordato, scusi. Adesso devo sentire dalla regia. Sono d'un pignolo. Non è detto che ce li facciano pubblicizzare. Però non possono dire che si tratta di pubblicità occulta, perché io... No, va bene, vedere. Aspetta! Li faccio vedere. Lei mi lascia di stucco. Allora, come... Capisco che, come Emerson diceva, etichettatemi e mi avrete annullato, quindi io non la voglio racchiudere, non voglio racchiudere tutto il suo sé che è immenso in un'etichetta, però se dovessimo dire qualcosa di lei che anche solo lontanamente fa capire qualche suo aspetto. Come parlo allora, oggi? È una roba? Sono canta storie, canta geografie, vocalist... Odelisco, cioè compositore di odi, ecco. E fantasista della penna e dello spettacolo. Tra tutte queste cose qui che mi sembrano troppe, ne fa una bene? Ci provo. Ecco, e quindi oggi, tra tutte queste, quale ci ha portato di queste scienze? In quale si cimenta? Beh, nel canta storiato, nel genere del canta storie, ecco. Cioè, ma sa che a intervistare certe persone diventa un lavoro usurante quello del presentatore? Cioè, che dove davvero ci si logora prima. No, allora facciamo subito un esempio di ode. A chi le fa queste ode? Alle persone, alle cose, alle situazioni? Allora, faccio un esempio di una di noi una siamo ode, svegli, però di un'ode faccio. Cantata molto originale, molto particolare. Nessun altro ha avuto la stessa idea. Non si arrabbi con me però, eh. Che io sappia, nessun altro ha avuto la stessa idea. Ho composto una canzone sul dizionario. Bene. Io mi sposto, non so, chiedo alla regia, vuole andare al microfono così magari se c'è bisogno... No, si mette... Ecco lì. Perfetto. Già dall'espressione lei mi piace. Non so perché. Allora io cosa faccio? Perché io non vorrei interferire nella sua creatività. Vado via?
ti metti lì al mio fianco, come un angelo custode che c'è ma non si vede. Io ringrazio di questo. I nostri dialoghi andrebbero tutelati al WWF, forse. Prego. Ti tengo sempre a portata di mano mio buon dizionario dell'italiano. Non mi fai ridere né mi commuovi, ma mi insegni tanti termini nuovi. Sinonimi e poi contrari, son messi lì tutti alla pari. Sinonimi come condomini son tutti lì in due righe o tre. Non riesco a capire cosa prova la persona che sta cambiando i canali e si trova lei. Davvero, è un approccio molto, secondo me, anche un po' arcigno, un po' duro, però efficace, efficace probabilmente. Io a questo punto, mentre lei performava, faceva la performance, ho avuto l'ok da parte della regia e quindi possiamo pubblicizzare. Quindi è stata molto buona. Sì, è stata molto buona. Allora, no, diciamolo, è vero, è giusto premiare gli artisti. Allora, questo non capisco cos'è. Questo allora, questi sono spartiti, cioè testi spartiti di questo... quindi qui c'è il testo e qui... Di questo CD. Del CD, va bene. Allora, il titolo è significativo. Potevo chiamarlo Vecchi successi del mio meglio, l'ho chiamato invece Minestre riscaldate. Perfetto, abbiamo capito tutto. E invece questo, ecco, il pubblico si sta divertendo moltissimo, bisognerebbe mettergli dei microfoni nelle sedie perché si sentisse, che magari è un peccato che non si senta come, insomma, reagiscono in modo molto spontaneo a Fernando. E questo è? Questo è un racconto ironico e avventuroso sul cavallo di Troia che nella notte dell'incendio riesce a salvarsi e dopo sente il desiderio fortissimo di una cavalla e la cerca disperatamente. Riuscirà il cavallo di Troia a trovare una cavalla che vada bene a lui? Lo saprete leggendo questo racconto. Ecco perché dicevo che sono un fantasista letterario. Vedo già le librerie prese d'assalto, eh? Ecco. Il sottotitolo è molto significativo. Storia di un cavallo unico, irripetibile e inaccoppiabile. Ascolti, usa nel mondo televisivo, nel mondo letterario, usa che l'artista omaggi dei suoi lavori il presentatore, giusto? Giustamente, giustamente. Quando hai detto usa, temevo l'uso e getta, invece hai dato un altro significato, insomma, per fortuna. Io la ringrazio davvero, mi dispiace molto che lei vada via, però... penso che ho paura anche di affezionarmi troppo a lei. Grazie comunque. Grazie a voi, grazie a tutti. A presto. Devo dire che davvero il pubblico di solito si immedesima molto nell'artista. Ho visto che voi vi siete molto riconosciuti, perché l'artista, il vero artista, ha la capacità di fare vedere nella persona degli aspetti che lei riconosce. E quanti si sono riconosciuti in Fernando? Anche le donne, soprattutto le donne si sono riconosciute. Tutti. È molto bello quello che è successo. È successo un momento di poesia. Vabbè, vedo un tipo strano che...
posso sceglierli io gli ospiti. A me sembrava già difficoltoso Fernando. Davidino. Cosa devo fare? Quando uno è come lei, quello che vuole. E lo sta già facendo, fra l'altro. È stanco. Per lei adesso è mattina. Per noi la mattina è già iniziata a molte ore fa. Se per lei è mattina... Oh, che bella. Toilettina, sì. Toilettina, specchino. Ah! Bruttino. Ma no. C'è brufolino. Agitino. Schifino. Grazie. Pusina. Lavatina, sciviglia, lavatina. Rubinettini, acquina. Acqua. Fredina. Tubettino. Spazzolina. Barbina. Schiumina. Più schiumina. Elettrico. Spinettina. Scosina. Scossina. Tua manina. Daniele! Davide, bravo, il nostro fumetto vivente! Grazie. E penso di non esagerare quando dico che degli ospiti così non ce li ha nessuno. Ritmi televisivi. Ecco, e quindi nella vita lo slogan della trasmissione è: siate un po' matti se non volete impazzire. Diamo la linea pubblicità.
fatta. Ecco, grazie degli applausi spontanei. Era spontanei? Sì. Certo, ecco. Quindi siamo tornati in diretta, io mi ero un po' rilassato, ma bisogna sempre stare ritmo televisivo. Quindi mi avevano chiesto i bambini di raccontargli una storiella, ve la racconto, perché attraverso l'umorismo si può far passare anche la didattica e i bambini stanno anche più attenti. C'era una volta un villaggio tra le montagne, ma troppo tra le montagne, rimaneva proprio incastonato nel fondovalle e veniva coperto da due monti, per cui il sole non filtrava mai a dare una vera luce al villaggio. E i bambini crescevano malaticci, con un mucchio di problemi fisici. E la gente però non faceva niente per risolvere questo problema, stava lì a subire la situazione. Finché un giorno un anziano, uno dei più anziani del villaggio, stanco di questa situazione, prese un badile, andò in cima a una delle due montagne e iniziò a scavare, a cercare di abbassarla. E andarono su gli altri abitanti del villaggio e gli dissero: ma sei assurdo, ma non basterà tutto il resto della tua vita, non ce la farai mai a abbassare questo monte. Lui ha detto: sicuramente hai ragione, è così, però non ci si può arrendere a priori, qualcuno dovrà pure iniziare a fare questa cosa e bisogna avere degli ideali, delle passioni, ed è andato avanti comunque. Mi rivolgo anche agli adulti, perché il bambino dentro ce l'avete ancora. Cioè, se noi diciamo sempre: ah, ma guarda, è sempre stato così, sarà sempre così, cosa ci vuoi fare? No, dobbiamo cercare di far andare le cose meglio, di non fare sempre trionfare la truffa o il malaffare, o no? Cioè, che poi non ho mai capito, oggi guardi i telegiornali, cioè, perché si dice c'è la lotta alla mafia e poi la mafia è sempre più potente, o lottiamo male oppure quando li catturi non hanno visto bene che c'è una porta dietro dalla cella che escono, si riproducono in galera, non lo so, cioè, non lo so, ci voglio pensare, ma sono un po' preoccupato. Chiamiamo, perché sennò poi io dopo mi lascio prendere da questi ed altri ragionamenti, e devo invece fare il semplice, umile conduttore. Abbiamo qui Daniele Ruggiano per intervistarlo. Grazie. Allora, ci vuole dell'affetto, va bene. Io vorrei anche andare avanti. Un amico mio. Scusate. Vabbè, hai finito. Sì. Non sono neanche sicuro che siano lacrime di commozione sincere, tra l'altro. No, giuro. Mi piace. Allora, io volevo, tra l'altro ho sentito, volevo anche farti un complimento. Grazie. Aspetta, non te l'ho ancora fatto. Ti faccio un complimento, qualsiasi cosa tu dica dopo è un complimento, quindi grazie. Ma magari è un complimento da parte mia e dal tuo punto di vista non è un complimento, non lo so. E allora sei un falso, scusa. Cioè, tu mi dici ti faccio un complimento sapendo già che non mi fai un complimento, no? No, la stessa cosa può essere vista da due prospettive diverse. Sì. Beh, andiamo avanti. Andiamo avanti. Il complimento comunque è questo. Molte persone hanno detto ha una faccia molto cinematografica, è un'espressione di gomma che può cambiare in senso. Ridono. La gomma è plastica, si modella, per cui è un complimento. Tante cose. Te l'hanno detto in tanti oppure? Cioè, sì, me l'hanno detto in tanti, farei come dire. Sarei presuntuoso. Cioè, la faccia di gomma? Io no, d'ora in avanti lo dico subito alla regia. Io scrivo le domande che farò e voglio sapere le loro risposte. La domanda prima che fa. No, aspetta, no, scusate, adesso fa la domanda. Cioè,
Ammesso e non concesso che di gomma sono tanti articoli della nostra vita, no? Cioè, uno dice, ti hanno detto in tanti che è la faccia di gomma, cosa devo rispondere? Cioè, che puoi essere un ottimo caratterista, un virtuoso della trasformazione, un fregoli. Grazie, quanti complimenti. Sono. Sì, devo dire che mi hanno detto che sono un fregoli, è un complimento che mi stai facendo, non ho ancora capito. Sì, è un complimento. Comunque, come nascono i tuoi personaggi? Beh, ascoltavo prima Dietro le Quinte, nascono... cercando di dare, come dire, di far crescere il fanciulino che è in noi, di non sopirlo. Cioè io credo che gli adulti siano dei bambini incompleti, quindi... Aspetta, io sopirlo me lo segno, che è un po' che non lo sentivo. È un termine desueto. Desueto è anche bello, posso scrivere desueto, me la presti dopo. Però se scrivi desueto non nel mio fan, no, scrivi no, no, desueto. Però sono scritto, nati così. Però c'è scritto Sbrovlazeg, non si capisce bene del sueto. No, ti ringrazio, no, dicevo sì, cerco. Tra l'altro hai visto, hai una linea della vita strana, eh? È lunga, è lunga. È lunga ma con delle vicissitudini. Soprattutto intorno ai 24-25 anni per via delle conoscenze che hai fatto. Va bene. No, ti ringrazio. L'altra volta ti abbiamo visto nei panni di Cappuccetto Rosso, sì, stavolta sì. Nelle parti di questo personaggio, sì. Non saprei neanche... Fumetto, sì. Fumetto. Sì, sì, infatti è ispirato, diciamo così, ai fumetti. Qual è il personaggio dei tuoi? Io li ho presenti tutti, conosco un po' il tuo repertorio. Quello che ami di più? Beh, quello a cui sei più attaccato? Beh, quello a cui non rinunceresti? Beh, quello che proprio è... L'assassino! No, è bellissimo perché Davide inconsapevolmente ti istiga a ragionare meglio sul palcoscenico. Non so se è capibile questa cosa, visto che stiamo parlando di teatro, però ha una plomb tale che sul palco fa rendere il meglio di quello che uno ha. Bravo, grazie. Farei un applauso a Davide. Quindi sei bravo te, ma sono bravo io, perché se no te non riuscivi, non ho capito. No, diciamo, fa tirare fuori il meglio di ognuno di noi sul palcoscenico. Ho detto che sei più bravo di me, non l'ho detto quello, l'ho detto no. 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 Va bene. Abbiamo aperto un discorso che... Vorresti chiudere? Forse sì. Non so. Vabbè, se il conduttore chiudi. Io. Noi vorremmo che tu tornassi a trovarci. Ma molto volentieri, no. E poi adesso vorrei, giustamente te hai parlato di me, io ti ringrazio, vorrei prendermi il mio spazio, ti invito a guardare questo documento d'archivio insieme a me. Certo. Ti faccio vedere invece uno dei personaggi che ho fatto io, che ho portato un po' in giro per l'Italia, che feci a Giro Mattina dalle partenze di Tappa, che feci anche con Marco Pantani, sì. Dopo che vinse il Tour de France. Se ne vediamo qualche stralcio, una trasmissione, certo. Di qualche anno fa. Sì. Allora, Manganoni, dopo Pamela Pangallo, sì, ho letto che dai giornali ci sono problemi col doping. Lei ne sa qualcosa? Sì, ne so qualcosa. È un brutto periodo questo. Brutto periodo, perché? Sì, perché nel ciclismo adesso c'è questa mania dell'antidoping, solo che lo fanno sempre a me. Ma non è vero, non è vero, dai. Cioè, l'antidoping fatelo al primo, arriva primo, può aver avuto degli aiuti, cioè io arrivo novantesimo. E loro dice, appunto, sei arrivato novantesimo, di solito arrivi oltre i 100. Allora gli fanno il doping. Come mai fanno il doping? Fanno il doping. Sì, sì. Sì, ma dico, ma per fare il doping faranno, che ne so, un sorteggio, non so, no. Non sorteggiano, dicono che sorteggiano, ma Manganoni. Manganoni, cioè se venissi così estratta la lotteria sarei miliardario. Insomma, allora? Lei mi ha ricordato una legge sportiva prima, quando sentivi i suoi... Cioè, l'importante è partecipare.
Ecco, va bene, adesso che ha fatto la sua battuta non ha riso nessuno. È contento? No. Ecco, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Diceva, parlava del doping, come si fa sto doping? Io non sono molto... Sì, il doping, ti chiamano, arrivi al traguai, sei stanchissimo, dice Manganoni all'antidoping, 10 minuti per fare... Poi ti mandano un giudice, ti danno il bicchierino, prendi il bicchierino, dai il bicchierino, prendi il bicchierino, io ho l'impressione che facciano un brindisi di là. Sì, va bene, piano. Quanto la fa lunga, si tratta poi in fondo di fare solo la pipì, eh? Sì. Vabbè, a comando, cioè, in 5 minuti devi farla. Cioè, la vescica è come il cuore, non si comanda. Sì, va bene. Manganoni dice che è sfortunato perché continuano ad estrarre il suo nome, Manganoni, 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 però voglio dire, è così, no? È così. È così, ci devi, racconti. Devi fare espletare questa formalità a comando. Per fortuna adesso c'è il commissario, quello che controlla, insomma, che ha capito la mia buona fede, cioè che io ho bisogno della mia privacy, cioè io mi blocco se c'è uno lì che mi controlla mentre devo preparare il materiale per l'antidoping. Che c'è di male, è vero. Cioè, già io a casa mia, se non ho la porta del bagno chiusa, la porta dell'appartamento chiusa, l'ascensore bloccato. Beh, allora il giudice che controlla adesso mi aiuta, è comprensivo, cioè si mette di fianco e fa psss. Sì. Cioè, fino a poco tempo fa almeno, perché adesso se è messo la dentiera non gli viene più. E allora io mi sono arrangiato da una ruota, ho tolto la comera d'aria e con la valvola faccio psss. Basta! C'è... Ci sarà qualche incontinente in sala? Se fa così è finita. Allora, mi scusi. Va bene, andiamo. Dico, però voglio dire, funziona? Sì, sì, funziona. Ah, no, funziona questo metodo. L'ultima volta ne ho fatto un bicchierino, 2 bicchierini, 3 bicchierini, 8 bicchierini. Sì. È entrato il capo giudice, ha visto tutti questi bicchierini, ha pensato fosse un compleanno. Grazie. Signori. C'è un signore asmatico, che fa? Ride. Insomma, che c'è l'asma, fa senso, scusi. Allora. E allora si è confuso, tira sul bicchiere, dice auguri Manganoni! E ne ha buttati giù 4 d'un fiato. Pensava a un compleanno. Sì, 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 sì. Dopo ha fatto il giro d'Italia delle USL. Sì, vabbè. Però io so, e ho letto, che lei ha in serbo una cosa strepitosa. Ce la vuole confidare? Sì, io. Ecco, però è un segreto. Anche se parla piano, voglio dire, cioè, si sente, c'è il microfono, quindi lei sta preparando il... Il record dell'ora. Un applauso al record dell'ora, Manganoni, grazie. Recordman dell'ora, ma ci pensate? Senta, come l'ha studiato? Come l'ha studiato? Perché ognuno poi ha le sue tattiche, ognuno ha le sue... Certo, chi cura l'alimentazione, certo. Chi la preparazione, esatto, proprio così. Chi i materiali della bicicletta. E io ho preparato una cosa geniale, davvero. Te lo dico allora. Cioè, ha raccontato tutto fino adesso ci lascia con l'amaro in bocca. Allora, io l'anno prossimo, è un'anteprima che do, non lo sa nessuno, tento il record dell'ora, quando c'è l'ora legale, che spostano indietro d'un'ora l'orologio. Si vergogna, si vergogna. Va bene, chiedo alla regia perché io ho sempre quest'ansia, stiamo ottenendo i tempi televisivi. Ecco, bene, no, perché c'è sempre sta cosa, io vengo dal teatro, va bene, sarà colpa mia, la TV corri, che invece secondo me poi i ritmi televisivi, secondo me bisognerebbe andare anche più lenti, perché quando uno è a casa non è che sempre si fissa a guardare la televisione, magari uno mette a posto la casa, l'altro parla col vicino, l'altro risponde a una telefonata, per cui dovresti anche andare piano per non fargli perdere delle cose, non sono mica d'accordo, ci sono tanti tipi di tempi televisivi a seconda di quello che sta facendo la persona a casa, o poi dopo prendete col beneficio d'inventario, perché io non so mica sempre quello che dico. Adesso siamo arrivati a un momento a cui sono molto affezionato, a me molto caro, siamo arrivati al momento, ci teniamo molto, è uno proprio dei capisaldi di questa trasmissione, in un momento di crisi economica come questa, dove il lavoro latita, noi cerchiamo nel nostro niente di comunque fare qualcosa,
ci proviamo. Tanto non ci vogliamo arrendere. Abbiamo e lanciamo subito l'ufficio di collocamento artistico. Allora, adesso volevo presentare un brano in poesia che si riallaccia un po' al discorso di Ruggiano di far saltare fuori il bambino che è dentro, il fanciullino che è dentro di noi. Il brano si intitola Il destino di un volantino. Appallottolato, ostracciato, finirò dentro un cestino, non avrò altro destino, sono solo un volantino. Un foglietto colorato che non vale 2 lire, però vorrei finire in un archivio di Stato. Lo so, è un sogno proibito, lo avevo già capito. Forse già prima di sera sarò in una pattumiera. Son qui, sopra di una scrivania, ed aspetto che mi portino via. Son pressato in una pila con altri 100.000. Sono già tra i passanti, tra altri fogli volanti. Io che sognai di passare le genti future, sono qui tra persone che non mi guardano neppure. C'è gente distratta, c'è gente che ha fretta, e nessun che si fermi a darmi una letta. In una strada solitaria e polverosa son rassegnato a una fine ingloriosa. Ma ecco dei bimbi che mi prendono in mano, mi fan 4 pieghe e son già un aeroplano. Son già nell'aria, che felice volteggio, e al diavolo mando l'illustre carteggio. Più non invidio i documenti ufficiali, orché i bambini m'hanno messo le ali. Prendo gusto al primo volo e già un poco mi consolo. Dolcemente a terra plano e mi prende un'altra mano, e quella mano lontano mi getta per un altro volo che ancor mi diletta. Seguono altri voli, tutti entusiasmanti, anche se son solo, son sol di pochi istanti. Sereno mi godo tutte queste emozioni, anche se in vero non mi faccio illusioni, perché so che questo gioco è destinato a durar poco. I bimbi di sicuro si stancheranno presto e allora mi stracceranno e butteranno dentro un cesto. Ma ormai non me ne importa, non me ne importa niente, perché un pensiero mi conforta in quest'attimo fuggente. Se anche tra non molto sarò fatto pezzettini, sono lieto d'aver dato un sorriso a dei bambini. Grazie. Grazie. Prenda l'applauso, è il suo! Venga sul palco, è suo anche il palco! Grazie. Okay. Si è emozionato da solo? Mi sono un po' emozionato. È bello che sia così viscerale con le sue opere. Grazie, eh? Grazie, grazie. Beh. Bene, noi il nostro slogan lo ripetiamo sempre, siamo arrivati praticamente in conclusione, siate un po' matti se non volete impazzire.